Ok ragazzi, di nuovo benvenuti a questo nuovo video speciale sull'Hobbiton. Siamo a Barletta, a Castello Svivo di Barletta, che dove si è tenuta nel giorni di sabato, domenica e oggi, e anche la serata di venerdì, l'Hobbiton, il 21esimo Hobbiton, che è praticamente la fiera itinerante più importante per gli appassionati di Tolkien. Io, essendo di Barletta, non potevo esimermi da fare questo giro, e in pratica uno degli eventi più importanti in assoluto per tutti i fan di Tolkien. Ed è stata, diciamo, una bella giornata, cioè seduta all'interno del castello, ci sono stati una miriade di interventi. E vabbè, fatemi fermare un attimo che faccio il video tranquillo, senza che mi vedano, facciano occhiatacce in giro come se fosse un pazzo che parla da solo. Oh, di nuovo salve a tutti youtuber, sono appena tornato più o meno dal castello, dall'Hobbiton. Sicuramente non vedete questo video prima di lunedì pomeriggio, martedì, perché la mia connessione è una merda, e quindi quando monterò questi 2 minuti di video ci perderò l'anima circa. Comunque, come ho già detto un paio di volte ormai, io sono di Barletta, e a Barletta abbiamo avuto la fortuna di ospitare la 21esima edizione dell'Hobbiton, che è stata una cosa abbastanza figa. C'erano un bel po' di stand, c'erano un sacco di guest star, diciamo, ospiti speciali, c'erano gli illustratori di molte opere di Tolkien, Garland, si vendevano tanti libri, c'era la presentazione di molti altri libri. Poi noi a Barletta abbiamo il più grande collezionista a livello nazionale di opere di Tolkien, ovvero Ronzo Cilli, che ha fornito un bel po' di materiale per la mostra. C'era appunto una mostra di anche di illustrazioni, oltre che esposti alcuni libri della collezione di Ronzo Cilli. C'erano un sacco, davvero un sacco di gente. L'evento secondo me è stato davvero carino, non un Comic Con in gigante stile, ma abbastanza bello. C'erano davvero un sacco di persone, un sacco di cosplayer, stand aiosa, e c'erano 3-4 stand che vendevano oggettistica varia. Ho comprato anche un paio di cose, tipo l'anello, perché c'è, cacchio, vado all'Hobbiton e compro le cose di Game of Thrones? No, compro l'anello. Anche se in realtà ho preso anche un trono di spade in miniatura. Vabbè. Insomma, ho incontrato un sacco di gente. Ho incontrato anche il buon Pino Vipera, Giuseppe, la Vipera sul tubo, collega qui su YouTube. Un saluto. Aspettaci, noi che siamo buoi, no? Ma penso che ci vede la luce. Ciao a tutti. Ah, era filmato. E così tra una visita e l'altra ci sono andato tipo, fatto tipo 5 visite da un'ora e mezza, qualcosa del genere. Mi sono girato lì fra un Edward Kenway e anche una ragazza vestita da undicesimo dottore, che però non ho visto più dopo il primo giorno. Sicuramente avrò messo nella durata di questo video delle piccole riprese che ho fatto qua e là. Ho smesso di riprendermi perché, ripeto, mi prendevano per un pazzo che parlava con se stesso, quindi mi sono vergognato come un cane e ho deciso di finire il video qui. Ma comunque, nel complesso, di nuovo, è stato un bellissimo evento. Chi ha partecipato saprà che è stata davvero una bella idea, soprattutto per qui a Barletta, che praticamente non si era mai fatto nulla, a parte gli incontri organizzati dalla società tolkieniana di qui, che per quanto possano essere non erano mai una vera fiera, insomma. E sono arrivati il weekend prima, quello del BGIC. A quanto pare abbiamo fregato l'Hobbiton a Bari, proprio perché Bari era già impegnata col BGIC. Ma lasciamo perdere, siamo andati, è stata davvero una cosa importante. Poi ripeto, la comunità tolkieniana qui a Barletta è veramente attivissima. E mi sono divertito, ho incontrato un sacco di gente, ho incontrato appunto Pino Vipera, ho incontrato Emanuele con il suo maledettissimo costume da Ben Drod che mi ha fatto accapponare la pelle, ma lasciamo perdere. E insomma, una cosa divertente, mi pareva giusto fare un piccolissimo video giusto per ricordare che l'Hobbiton c'è stato e che mi è piaciuto, insomma. Quindi per adesso è tutto, io vi ringrazio tutti quanti, i mi piace, i commenti, le condivisioni e tutte le nuove iscrizioni, ci stiamo sempre di più avvicinando, e anzi questa è probabilmente la prima volta che ve lo chiederò, iscrivetevi al canale se vi piacciono i video, perché vorrei tanto arrivare al prossimo 23 settembre, se non mi sbaglio, che è il compleanno del canale, al traguardo dei 100 iscritti, però vabbè, insomma, io comunque farò qualcosa di speciale per il compleanno di Mitologicamente. E come al solito vi ringrazio ancora una volta, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Bye!